strade a rischio a Torre del Greco. Attraversamenti pedonali pericolosi, niente semafori e niente telecamere. Dopo l'incidente mortale di ieri sera nei pressi della rotonda autostradale scoppia la polemica sulla sicurezza in città. Questa mattina siamo stati con le nostre telecamere sul luogo dell'incidente per documentare la situazione. Presente anche l'assessore Giuseppe Speranza. Quest'opera nasce già difettata all'origine. Quando è stata realizzata, basti pensare che la rotonda praticamente non è parallela alle strade che si confluiscono sulla stessa. Ad iniziare dall'autostrada, per chi proviene da Napoli, strozza con la corsia d'uscita con chi proviene da Torre Annunziata, nonostante gli spazi sufficienti. Ritornando all'avvenimento di ieri, effettivamente c'è una segnaletica carente e di scarsa visibilità. Questa curva, purtroppo, devo dire, si poteva evitare, in quanto lo spazio circostante è di proprietà ancora del pubblico, della SAM, dell'autostrada, del comune, non so precisamente di chi, perché fu espropriata all'epoca, ma comunque si sono ridotti poi a fare una curva scarsa di visibilità. Mancano proprio i coni visivi, chi arriva in questa curva non si rende conto che dall'altro lato potrebbe esserci anche una macchina ferma sulla carreggiata e si potrebbe imbattere. Nella nostra città c'è chi manco a piedi sa camminare, non sarà il caso del signore di ieri, assolutamente, non mi permetterei manco di ipotizzarlo, però si fa poco uso delle strisce pedonali. Le strisce pedonali sono situate a 10 metri. Prendono le curve troppo veloce, non si fermano al passaggio. Hanno ragione pure i mobilisti che vanno i fritti, però pure noi ma passò, no? Ora lo passaggio pedonale sta a 100 metri più lontano. Qua è l'incrocio, no? Sta piano, devono stare le macchine. Non ce n'era la colpa a noi, che vanno troppo di fretta. Siamo partiti che non rallentano nemmeno, 70, 80, 60, camminano allora velocemente per camminare. Io mi sono andato di là, perché è pericoloso. Di là io, perché le macchine da lontano, quando posso passare? Io passo, quando non posso passare, mi fermo. Ma cari da curva qua, vanno troppo veloci, quasi bisogna fermarsi, bisogna un semaforo su posto qua, bisogna rallentare. Non si dà 50-60 all'ora, che la macchina non ce la fa fermare. Specialmente quando la strada è bagnata, si scivola. Bisognerebbe dare un limite di velocità, dei dossi, qualche cosa del genere. Manca qualcosa. È una rotonda, la rotonda comunque è per le macchine, non per l'attraversamento, quindi è già da mettere in conto questo. I marciapiedi ci sono, questa è una strada, insomma attenzione, bisogna fare molta attenzione e quindi secondo me c'è da correggere qualcosa, mettendo qualche dosso, ancora lo ripeto.